Salve! Salve! È venuto a trovarmi il mio amico Mattia, sono arrivati dei pacchettini, dobbiamo fare un sacco di cose, quindi... A lei l'onore! Ah, addirittura? Allora, confezioncina, i microfonini che si ricaricano, questi sono comodissimi per fare le interviste, i video e le cose. Poi mi è arrivata questa busta e i francobolli. Veramente non ho idea di cosa possa essere. Agenzia delle entrate. Non si è l'antracita. Allora, vedo delle cifre, però non è... Ok. Storia lunga, e praticamente la persona che me le ha mandate è una signora di una certa età. Eravamo al telefono e le ho detto: mi mandi il preventivo via mail. E c'è la mail. Ha stampato lo screenshot della mail, bellissimo. Mi ha mandato una mail. Poi questo penso che arrivi da Sony, perché c'era scritto Sony, ma non mi risulta. Ah, ho capito cos'è. Ah, bello. Tra l'altro ne parlano un sacco bene. Il nuovo DualSense Edge. Io è un anno che non gioco alla Play, ma vabbè. Tac. Oh là là. Guardate che roba, i grilletti dietro con l'aggancio magnetico. Ah, questi pro player li usano per fare cose con le dita dietro. Che bomba. Mi verrebbe voglia di tornare a giocare a COD. Altro pacchettino che contiene... Ah, ok, sì. Mac Mini vecchio, cioè non vecchissimo, ma con M1. Perché devo fare un po' di test, cose che poi vedrete su TechDale. Adesso, prima di andare a farci un giro, dove andiamo? Dalle tue parti. Ok, ci sarà una cosettina che io mi voglio portare sempre dietro quando vado a fare queste cose qua. Ah, Garmin, postazione, camera 1, camera Gabri. Adesso giriamo un video per TechDale. Bene. Cioè, ma guardate che figo che è. Bellissimo, non vedo l'ora di testarlo. L'idea di usare questo lettino fitness come letto. È un po' triste che andiamo via, però non possiamo portarlo con noi. Non ti preoccupare che papà arriva. Tra l'altro a New York ho preso questa felpa che porterò mia mamma. Ok, siamo sul mezzo del Matti. Posso dire che la pianura padana regala comunque dei bei tramonti. Verso le montagne. Partiamo presto, così arriviamo con la luce. Una vita in ritardo. Arona, signori. Caput Mundi. Lago Maggiore. Che bello, che bello. Sempre bello tornare qua. Benvenuto nella mia adolescenza vissuta in mezzo al nulla. Là ci sarebbe una statua gigante, ma è spenta. Tieni. Oh, grazie, grazie. Questa mi va bene. Grazie. Piccolo pit stop a casa. Di nuovo in marcia. C'è un grado. Mi sa che su andremo sotto lo zero. Benzina. Anzi, diesel. Era meglio andare in bici, Mattia. Zero. Stiamo salendo sul Mottarone. La cosa che fa ridere è che nel nulla più totale c'è un casello, perché la strada è proprietà privata della famiglia Borromeo. Benvenuti al Mottarone. Oh, qua c'è neve. Ma che roba, bellissimo. Siamo sulla luna. Paesaggio incantato. Freddo, 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 ma non avete idea di che vista c'è. Allora, la macchina di Mattia è fighissima perché è tutta camperizzata. Adesso c'è un casino, ma il piano originale era che io mi montassi la tenda e dormissi, perché volevo fare un test di dormire nella tenda, bla bla bla. Però sono stanchissimo e fa veramente veramente freddo, cioè ci sono 0 gradi, ma è freddo freddo. Quindi l'idea è di andare a ricreare un secondo letto qua. Fichissimo, siamo in un posto bellissimo. Oh, guarda qua che roba col materassino. Adesso mettiamo anche l'altro e siamo i signori. Uiii. Guarda qua. Posso dire che non è un completo fallimento? Guarda qua, c'ho pure l'incavo. Altro che Himalaya. Mi mancava un po' di tempo nella natura. Mi sto congelando. Russi? Ah, che roba. Bellissimo, adoro queste cose. Mi mancava proprio. Se sopravviviamo alla notte. Nostalgia. Senti qua. Alza tutto quello che puoi alzare di riscaldamento. E andiamo. Tutto improvvisato, ma è questo il bello. Qua è perfetto, Matti. Ma guarda che roba. C'ho anche il coso per... la colonna vertebrale. L'abbiamo arrangiata, abbiamo sfangata anche stavolta. Io mi metto qua sotto. Mattia Miraglio è al fuoristrada da 3 mesi e perde già pezzi. È un po' la tua personalità. Questo mi rappresenta. Vedete, a proposito di Garmin, siamo sì in questo bellissimo posto, ma non c'è segnale, anche se ci sono 1000 ripetitori. Proprio 0000. E quindi ho scritto a mia mamma solo per dirle che è tutto ok. Lui è qua, si connette ai satelliti e possiamo comunicare. È assurda sta roba. Bello, bello, bello. Signori, io sto alla grande. Mattia è un signore. Guardate. È freschino fuori. Ma va che roba, che spettacolo. Punta del Mottarone, Monte Rosa, con tutto l'arco alpino, Lago d'Orta. Ho dormito benissimo. Mezzo promosso. Dirò una banalità, ma è incredibile quanto svegliarsi in un posto del genere ti dia serenità ed energia. Ci voleva. Posso dire che questo letto improvvisato è stato fenomenale? Bene, bene, bene. Serve necessariamente un mezzo d'ale da camperizzare. Dobbiamo solo capire cosa. Se è un furgone, un camion o una macchina di lusso. Io vado per la macchina di lusso. Allora, Mattia,
Facciamo un bel tour del mezzo. Aspetta, che mezzo è? Allora, è Land Cruiser Toyota del 2001. Ok. 3000 turbo diesel. È uno degli ultimi mezzi completamente senza elettronica. Tutto meccanico. Tanto qua è la plancia dove io dormo qua. Faccio un letto singolo da solitario. Qua è il classico comodino dove ti accendi la luce e fai le tue cose. Poi shower. Ok, bella. Acqua calda e acqua fredda. Poi qua è il nottolino come nei camper per caricare la doccia e l'acqua. Ok. Presa. Per i servizi, quindi quelli da camper, cosa che in un mezzo come questo in teoria è molto difficile avere. Qua, se vuoi far vedere, questa è la resistenza per l'acqua calda e l'acqua fredda. Ah, fighissimo. Quindi è un mini boiler praticamente. Mini boiler, esatto. E il serbatoio dell'acqua è qua sotto? E qua sotto, adesso te lo faccio vedere. Ok. È 65 litri. Beh, se voglio dire da solo è una gran cosa. Ok, qua c'è l'acqua. Scomparto, triangolo e tutte queste cose qua. Bellissimo questo meccanismo. Sì. Voilà. Adesso non si vede, ma qua c'è anche il coso che ti illumina lo scomparto. Ah, bello. Quindi quando è giù chiuso, quando alzi su, si accende la luce. Comodissimo. Questo è il frigo, che in realtà andrebbe in orizzontale. Io l'ho messo in verticale, quindi non funziona più. Si mischiano i liquidi e lui ha deciso di non funzionare più. Ok. Poi vabbè, cassettiera qua sotto, che questi qua saranno da cambiare perché non mi piacciono. Però farò un'altra cosa simile. Capire, da cambiare anche il frigo, quindi. Presa per tutte le ricariche, eccetera. Luci. Bello. Anche là sopra, sono solo un inizio di luci. Cassettiera, comodino. Poi qua abbiamo il primo scomparto grosso, profondissimo. Vedi, c'è un sacco di spazio. Padella. Qua. Quello è direttamente la cucina. Dopo la vediamo. Ah, ok. Se vuoi prenderti qualcosa da mangiare o da bere, hai lo scomparto secco, dover scendere. E qua scomparto vestiti. Ah, ok. Cose così. Che bomba. Sei comunque molto più spazioso di quello che sembra. Come lunghezza qua è 1,92. Quindi io sono 1,75. Qua per esempio altri scomparti dove puoi mettere la baguette, dove puoi mettere l'aspirapolvere. Bello quello. Mi fa impazzire come in queste cose qui ogni singolo spazio è studiato per qualcosa. Ah, e qua c'è l'elettricità. Sì, con tutto ovviamente da cablare. Vedi qua c'è l'inverter. È una batteria ausiliaria. Una batteria ausiliaria già nel cofano. Poi ovviamente arriveranno anche i pannelli solari e quant'altro. Ovviamente tutto improvvisato. Ancora anche il cablaggio da coprire. Qua verrà praticamente una barra con termostato, roba digitale, eccetera. La plancia, diciamo così, di comando. Per poi anche il bebasso e riscaldamento. Ed è praticamente tutto appoggiato. Sì, è solo appoggiato e non installato. Sì, non fissato sopra, perché la legge vuole che non sia fissato, in modo che non devi omologarlo. Quindi un cassone ficcato sopra. Quella spettacolo. Questa è la cucina, fornello da campeggio, quindi non serve omologare anche questo. Ecco. Bello. Cambierino. Guarda che stile. Scomparto, che può essere un altro tavolino. Scomparto roba da mangiare. Qua scomparto padelle, altre bombole gas e via. Poi le chiudi. Tac. E anzi, altra chicchetta. Ah, il lavello. Il lavello. Abbassi così, lavi il tuo coso, poi prendi il secchiello, svuoti. Ma il bagno dov'è? Allora, il bagno. Il bagno, la gentile signora è lì dietro. Signora madre natura ti dà l'opportunità di guardare un panorama mentre fai tutto quello che devi fare. E chiudi e sei pronto a partire. Ma che spettacolo. Qua sotto, se tocchi, è l'Armaflex per coinventare tutto quanto, in modo da tenere totalmente la temperatura. Ha tenuto bene stanotte, quindi promosso. Quanto è costato? Passaggio di proprietà e tutto, 11.000 euro. E hai fatto tutto tu con tuo papà? Sì, mio padre ha progettato tutto, è lui quello bravo in queste cose qua. Questo vuol dire diesel in giapponese? Sì. Queste sono tutte fatte in Giappone. Fa vedere il motore. Signora mia, non li facevano più come li facevano una volta. Questo ti fa un sacco di chilometri. E anche in situazioni pietose, Claudio Chiodi, quello con cui ho fatto l'Arabia Saudita, ti dice sempre: questi mezzi qua li comprano come SUV, ma non hanno assolutamente idea di quello che possono fare. Sì, una macchina che ai tempi era da 70, 80, 90 mila euro. L'ho visto, era 90 mila euro, 2001 stava sui 90 mila. Pensa a te. Cioè, abbiamo anche il tettuccio apribile. Cosa vuoi di più della vita? D'estate è una gran figata. Perché la storia, in realtà, è che io, in Arabia Saudita, l'anno scorso, ho conosciuto questo personaggio magico, che si chiama Claudio Chiodi, che fa viaggi strani. Mi aveva proposto: facciamo questo giro nel deserto, questa cosa. Io non potevo e ho mandato Mattia. Quindi Mattia si è fatto questa avventura senza senso. Arabia Saudita, Rub al Khali, è attraversata da est a ovest, siamo stati i primi al mondo. E quindi da lì ti è salito il pallino del fuoristrada. Sì, stavo già lì per dove stavo comprandolo e c'è stato proprio questi pianeti che si sono allineati. E è un mondo magico questo qua dei veicoli camperizzati, devo approfondire. E questo era l'arrivo della Funivia, dove è successo il patatrack. Quello è un pezzo di Lago Maggiore e quello è il lago di Mergozzo. Questa è la chiesa della neve. Wey.
Il motivo per il quale amo un sacco questo posto è che siamo proprio nel gradiente e quindi ogni 500 metri cambia completamente la vegetazione. Incredibile. Cioè, guardate questi, che roba. E poi c'è il casello. Allora, in studio, rapido unboxing al volo. Luci, wow. Vediamo cosa offre la casa. Tutto questo ben di Dio. Salve! Praticamente sto andando a fare un video con il super mega Maurizio Merluzzo. Permesso? Permesso? Salve! Salve. Ce l'abbiamo fatta. Questa sera. Va bene? È bello. Qui devo doppiare. Sì. Guarda qua che professionalità. Qui siamo tra professionisti. Questi sono gli youtuber che si cambiano in base al video. Sempre. Io ho un outfit per ogni video. Così sembra un altro giorno, ma in realtà è lo stesso giorno. Io invece sono sempre con la solita maglietta nera. Scusa, ma sei quello degli H-Met? Sì, sono esattamente io. Quello senza barba, quello che c'è. Sempre il capello. Maurizio, grazie mille, è stato bellissimo come sempre. Devo recuperare una cosetta e poi siamo in bolla. Buonasera. Salve, accenditi luci. Hey Siri. Guarda che lounge. Perché mi hai regalato una paperella? Non lo saprete mai. È una gag che abbiamo dell'Australia. Ho recuperato la mercanzia. Ci vediamo dopo cena. Rapido saluto alla nonna, perché la nonna è sempre la nonna. E poi sono arrivati dei pacchi per me, quindi devo recuperare i pacchettini. Ciao, ciao. Ma mi fai gli scherzi? Io ho detto cosa vuoi qua. Pacco recuperato. Si torna in studio. 18:41. Vediamo un po'. Salve. Buondì. Ah, Eve. Presa smart. La. È incredibile pensare che stamattina ci siamo svegliati in mezzo alla natura. E adesso siamo comunque al gelo, ma nel grigio di Milano. Milano, sei bella anche senza mare. Concludiamo la giornata con questo risotto che mi sono dimenticato di farvi vedere, quindi era molto buono, ciao.